Come abbiamo accennato nel video introduttivo, Studio One viene fornito in tre diverse configurazioni. Accediamo al sito Presonus, clicchiamo su Prodotti, Software, Studio One, verremo catapultati nella pagina di Studio One, dove possiamo scoprire le differenze tra le tre tipologie di Studio One, Prime, Artist e Pro, cliccando su Compare Versions. In questa tabella riassuntiva vengono esposte le tipologie delle diverse configurazioni che andremo ora ad analizzare. Studio One viene distribuito in base alle esigenze degli utenti standard, distinguendosi rispetto ai concorrenti per la versione Prime, che è completamente gratuita, con features molto ridotte, ma in grado di farci registrare, missare ed esportare un master utile per la preproduzione musicale. La seconda versione è la Artist, distribuita gratuitamente con i prodotti hardware Presonus, oppure viene venduta ad un prezzo molto ridotto rispetto alla Pro, sia sul sito Presonus sia sul sito di MIDI Music, dove vi consiglio di acquistare i pacchetti software di Studio One, che normalmente vengono distribuiti ad un prezzo leggermente inferiore e con la garanzia di supporto in italiano. La versione Artist acquistata con i prodotti Presonus, come dicevamo, è gratuita ed include anche alcuni plugin aggiuntivi, come vedremo in seguito e come abbiamo già analizzato anche in altri video, che hanno un valore di circa 450 euro. Ultima in ordine di grandezza è la versione Pro, completa di tutte le features, è creata appositamente per i professionisti dell'audio recording e che ci mette nella condizione di creare un lavoro professionale dall'inizio alla fine del processo produttivo fino al mastering e all'esportazione per le piattaforme digitali più famose. Il costo della versione Pro è di 359 euro ed in Italia attraverso MIDI Music è stato creato un percorso educational indirizzato agli studenti ed agli insegnanti che permette l'accesso a queste licenze alla metà del costo che normalmente viene applicato. Vengono chiamate appunto licenze educational. Ma analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di ogni versione per capire quale scegliere e quindi quale sia indicata al nostro scopo. Studio One Prime, come già spiegato, è una versione di Studio One completamente gratuita. È sufficiente registrarsi sul sito Presonus e scaricarla dal nostro account. Dopodiché va installata ed autorizzata attraverso la finestra di autorizzazione, dove inseriremo il nostro numero seriale sempre residente nel nostro account Presonus. Cosa possiamo fare con Studio One Prime? Per chi inizia, ha voglia di sperimentare e conoscere le basi dell'audio recording, Studio One Prime è lo strumento ideale. Con Studio One Prime possiamo infatti creare un progetto in cui registrare infinite tracce audio, MIDI, instruments e tracce effetti, comporre e tagliare le tracce audio suddivise su tracce multiple, utilizzare dei preset già pronti per registrare e mixare, registrare senza avvertire latenza con le schede audio salvando al contempo stesso le risorse del computer, creare automazioni sul mixer, usare un campionatore interno, il Presence, con tantissimi suoni già pronti, usufruire del control link per mappare gli strumenti esterni, utilizzare il time stretching, il resampling o la normalizzazione in tempo reale. È compatibile con tutti i driver, quindi tutte le schede ASIO, Windows Audio, Core Audio SX. Possiamo anche direttamente esportare il nostro mix in MP3. Gli effetti interni inclusi sono 9. Troviamo quindi il beat delay, il channel strip, il chorus, il flanger, l'input filter, il mix verb, il phaser, Red Light Distortion, il tuner, l'accordatore. Vengono inoltre inclusi 785 MB di loop e suoni da utilizzare immediatamente nei nostri progetti e 155 MB di instruments caricabili all'interno di Presence, per cui abbiamo a disposizione una base molto solida per imparare ad utilizzare Studio One e le basi dell'hard disk recording. La versione Artist è più espansa rispetto a Prime, e come dicevamo in bundle con i prodotti hardware Presonus e, grazie alla sua dotazione di plugin e strumenti, ci aiuta in molti degli aspetti della preproduzione. A differenza della Prime, accoglie alcuni VST instruments ed effetti, spesso forniti sempre in bundle con alcuni prodotti Presonus, come alcune schede audio, ad esempio la Quantum.
un bundle chiamato Studio Magic Plugin Suite. Non è in grado di caricare ogni plugin fornito da terze parti, a meno di acquistare un add-on specifico che troviamo all'interno della sezione Add-ons qui in alto. Andando nella categoria Studio One Add-ons, possiamo scegliere di acquistare alcune parti di Studio One Pro da associare alla nostra versione Prime o Artist. Troviamo sempre in questa sezione anche degli add-on gratuiti come il ViewMeter o lo Studio One Loops della Big Fish Audio, lo Studio One Remote Support per Artist, il SoftTube Saturation Knob sempre gratis, i plugin aggiuntivi per esempio per lo Studio One Prime che troviamo già all'interno di Studio One Artist, il pacchetto delle Impulse Response dei riverberi digitali da utilizzare all'interno di Open Air di Studio One Pro, oppure come dicevamo l'Artist Booster Pack, dove possiamo quindi acquistare la possibilità di utilizzare tutti i plugin VST Audio Unit e Rewire, il Remote Support, l'Acoustic Drum Loop Stereo, la conversione in MP3 e i preset Metal dell'Empire XT, funzioni tutte presenti già nella versione Pro di Studio One. Come dicevamo, infatti, Studio One Artist è espandibile attraverso questo tipo di pacchetti. Rispetto alla versione Prime, possiamo disporre di tantissime features, come ad esempio bus illimitati, la folder tracks, l'edit e la rilevazione dei transienti, il drag and drop dei grooves, gli effetti evento, la gestione delle macro, i fader VCA, 5 instruments aggiuntivi tra cui MyTai, Impact XT, Sample One XT, Presence XT e Mojito, il drag and drop dei samples in Sample One XT, l'invio delle tracce a Notion, l'esportazione diretta su SoundCloud. Ben 22 effetti aggiuntivi rispetto al Prime. Abbiamo infatti il Guitar Amp Modeler, l'Analog Delay, l'Autofilter, il Binaural Pan, Beat Crusher, Compressore, Dual Pan, Expander, Fat Channel XT, Gate, Level Meter, Limiter, il Mix Tool, il Phaser, il Pro EQ, un bellissimo Room Verb, il Rotor, lo Scope, lo Spectrum Meter, il Tone Generator, il Tree Comp per il Mastering e l'Xtreme. Le librerie aggiuntive sono di 1.8 GB di batterie per Impact, 900 MB aggiuntivi di loop, 39 MB di espansione e 900 MB di suoni per Voodoo One Synth. Come dicevamo, con alcune schede audio viene inoltre fornito un bundle aggiuntivo, lo Studio Magic Plugin Suite, che racchiude un riverbero Lexic MPXI, il Transient Designer SPL Attacker, l'equalizzatore MAG EQ2, il compressore Kangen SDRR2 Tube, l'effetto creativo, il Movement di Output e il compressore ottico di Brainworks, oltre all'Arturia Analog Lab Light, un concentrato di sintetizzatori eccellentemente emulati da Arturia. Anche se non incluso nella compatibilità, Kontakt di Native Instruments viene letto da Studio One Artist. Studio One Pro è invece la versione più completa di Studio One, include tutte le features disponibili ed è in grado di lavorare a 64 bit nativamente con tutti i tipi di plugin di terze parti e con una suite mastering dedicata. Vediamo nel dettaglio cosa possiede in più rispetto a Studio One Artist. Abbiamo il Melodyne Essential incluso, la sezione di mastering per la creazione dei file DDP, lo scratchpad, il chord track, l'elaborazione a 64 bit, il multi instruments, il channel editor con funzione di macro, l'FX channel estesa con funzione di processing parallelo, il supporto AAF in import e in export, la funzione di import song data, il supporto video sync, utilizzo di tutti i plugin VST2, VST3 audio unit e rewire, la NoteFX Arpeggiator e Corder, il Console Shaper, gli effetti aggiuntivi di Group Delay, Ear Maker, Multiband Dynamics, Open Air, Pipeline, il Repeater, Presence XT in grado di supportare tutti i formati XS, Giga e Kontakt. Presence XT inoltre viene ampliato di una Core Library di 15 GB, 1 GB e mezzo di batterie acustiche e loop, 3.76 GB di loop della Big Fish, Sample Magic e MVP, 3.17 GB di loop elettronici, 294 MB di kit elettronici, 256 MB di nuovi presets, 1.19 GB di impulse response dedicati ai riverberi, 68 MB di librerie per Impact della Ubershall, 888 MB di librerie Vengeance, il sistema Patterns e il Presence XT Editor.
In questa versione è bene ricordarlo, oltre all'enorme quantità di samples, librerie e loop, Melodyne Essential è fornito di serie e ci consente di risparmiare circa 100 euro su questo tipo di plugin. È inoltre incluso il console shaper, che crea una virtualizzazione del mix analogico. Le funzioni di routine avanzato e l'ottimizzazione delle risorse rendono al momento Studio One la piattaforma più performante sul mercato delle DAW. Attraverso MIDIMusic.it è possibile accedere al programma educational ed acquistare quindi la licenza studenti o insegnanti ad un prezzo molto ridotto, come è anche possibile acquistare una licenza cross-grade per chi già possiede una licenza di un'altra DAW e desidera passare a Studio One Pro ad un prezzo più contenuto. Per accedere al cross-grade bisogna possedere una delle seguenti DAW: Cubase 5 o superiore, Pro Tools 9 o superiore, Nuendo 5 o superiore, Logic 9 o X, Sonar X2, Live 9, Digital Performer 7, Acid Pro 6, Reason 6, Reaper 4, Samplitude 9, Mixcraft Pro 6, FL Studio 11, Bitwig Studio 2, Traction 7 e Notion 6. Le versioni dei relativi software sopraelencati, Free, Trial e Lite, non sono ammesse al programma. Spero che questa guida vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari e corsi online presso il mio studio o su Facebook e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per raccogliere fondi per la realizzazione dei prossimi video gratuiti. Ciao, a presto!